Ennesimo suicidio nei CPR di Milano. In rete i video di denuncia. Su Milano splende il sole, dopo giorni d'acqua. Sabato mattina sveglia, più tardi lavoro, basta. La gente con l'hangover della sera prima si prepara, va a correre al parco, a mangiare nella cascina. Si rilassa, fa yoga nel mercatino dell'usato, nella mano drink elaborato, parlando male del capo, provando capi bio, cibi vintage, vino fermo, ignorando di essere a due passi dall'inferno. Nascosto per bene in quattro mura di cemento, quello che succede dentro non raggiunge l'esterno. Inascoltati, disperati, affamati, narcotizzati, privati di ogni diritto a piangere gli abbandonati, umani disumanizzati, operatori affaticati nel regno dei dannati, tutti traumatizzati. E non c'è carcere, non c'è prigioniero né detenuto, se sei dentro un CPR ti chiamano trattenuto. Non c'è dignità in questo film dell'orrore, lo Stato alla produzione, alla regia l'appaltatore, coi soldi delle tasse finanziano un buco nero, proprio dietro casa tua la vita vale zero. Non c'è dignità in questo film dell'orrore, lo Stato alla produzione, alla regia l'appaltatore, coi soldi delle tasse finanziano un buco nero, proprio dietro casa tua la vita vale zero. Davide Borri, ehi, ogni lunedì sto qui.